Allora, impostiamo la destinazione. Questo è l'audio dell'iGo Agropoli. E mettiamo la via. Ok. Qui visualizziamo l'anteprima del percorso, clicchiamo su vai e iniziamo la navigazione. Automaticamente iGo imposta la visuale notturna o diurna. Tra 620 metri a destra. Base all'orario, ma questa è una bella funzione, ma vi lascio guardare il navigatore. Come vedete vediamo anche dei punti di interesse, in questo caso delle pompe di benzina. In questo momento la posizione di circa 5-10 metri in ritardo rispetto a quella reale. Tra 300 metri girate a destra. Io ho già passato la pompa di benzina. Prendete l'uscita a destra. Invece lì l'abbiamo fatta, ecco, da pochi secondi l'abbiamo superata. Tra 470 metri girate a sinistra. Tra 100 metri girate a sinistra, poi prendete l'uscita a destra. Io adesso provo a sbagliare strada, vediamo come ricalcola il percorso iGo. Andrò dritto invece di girare. Prendete l'uscita a destra, poi continuate diritto. Io adesso sto andando dritto. Tra 80 metri continuate diritto. Lui invece, vedete, ha simulato, ha girato a destra, invece sono andato dritto. Vediamo quanto ci mette a ricalcolare il percorso. Ricalcolo percorso. Eccolo qui. Prendete l'uscita a sinistra, poi entrate nella rotonda. Prendete l'uscita a sinistra, poi entrate nella rotonda. Entrate nella rotonda, prendete la seconda uscita. Indicazione perfetta. Qui c'era un dosso. Prendete la seconda a sinistra. Vedete, la voce non è delle migliori, che sono degli aspetti negativi dell'iGo. Prendete l'uscita a sinistra. Tra 120 metri, continuate diritto. Quanto riguarda la gestione dell'iPod, abbiamo provato e purtroppo non c'è alcun... diritto. Abbassamento di volume delle indicazioni vocali o del volume della musica quando appunto il navigatore ci indica. Tra 190 metri girate a destra, poi prendete la seconda a destra. Quindi non c'è alcun controllo del volume. Adesso siamo all'interno di Agropoli, ci sono dei palazzi, quindi... Prendete l'uscita a destra, poi prendete la seconda a destra. Potrebbe esserci delle difficoltà di ricezione GPS, ma per il momento
tutto è perfetto, a parte appunto quel ritardo di cui vi ho detto anche prima. Prendete la seconda a destra, poi girate a sinistra. Tra 60 metri girate a sinistra, poi prendete l'uscita a sinistra. Prendete l'uscita a sinistra, poi girate a destra. Prendete l'uscita a sinistra, poi girate a destra. Come vedete le indicazioni sono molte, Aigo parla molto, anche troppo secondo i miei gusti. Qui siamo in una strada che è stata fatta da poco. Tra 990 metri arrivo. E non è presente la mappa, è stata fatta da circa 6 mesi. Perfetto, quindi questo è l'Aigo, la prova su strada dal menu. Abbiamo visto anche prima nella recensione precedente le varie cose che possiamo fare durante il percorso, possiamo quindi vedere il percorso, cambiare la destinazione, sia trovarla su mappa, quindi premendo un punto qualsiasi della mappa, trovando determinati luoghi, cioè punti di interesse. In questo caso possiamo scegliere in una città vicino alla destinazione, vedete, trova per nome, trova per categoria, mancano gli autovelox, possiamo scegliere quindi i vari punti di interesse, mentre dalle impostazioni possiamo cambiare la voce del navigatore, scegliere i parametri del percorso, quindi se attivare o meno le autostrade, il tipo di veicolo, i pedaggi, il pedaggio ad uso, e le strade non asfaltate. Io direi che per l'Aigo è tutto, e ci vediamo alla prossima recensione.